Allora, spiegami bene, qual è il problema? Ripetimi il fatto. Allora, siccome che abbiamo l'obbligo di pescare, allora precisamente. Quindi voi siete pizzicatori, diciamo. Bravo. Allora noi abbiamo l'obbligo di andare a mare. E ci cerchiamo il sabato perché la disponibilità è il sabato, che si fa festa e andiamo il sabato a mare. Allora, siccome abbiamo un comune, per andare ancora a mare, diciamo così, perché è l'unico scivolo che c'è, anche disordinato il scivolo, diciamo così, per andare a mare. Possiamo andare a mare col comune? Ma quanti siete? Due persone. E il comune quanto è grande? 6 metri. E vi dovete mettere uno a un capo e uno all'altro, però. Però per il fatto di uscire dalla polizia, stiamo dicendo noi, ancora diciamo così, la pattuglia della polizia, secondo me i pesci vi denunciano. Non credo che si può fare, non si può fare, perché devi uscire di casa, devi fare una serie di cose che non sono consentite, devi utilizzare l'automobile, il comune sta agganciato all'automobile. No, sì, il comune va agganciato alla cioè, macchina. Cioè, se la barca ce l'avessi già in mare, al porto, attaccata... Certezza. Non te la posso dare questa certezza. Ah, non me la può dare questa certezza. No, può darsi, insomma, io penso che non sia consentito. Ah, perché siccome che la legge sta parlando tutti in casa. Tu allora puoi uscire a fare due passi, massimo in due persone, camminando a piedi, senza automobile, ma non credo tu. Sì. Non credo che tu possa fare una cosa del genere, perché in automobile tu e l'amico tuo state vicini, quindi non dovreste stare così. Non si può fare, non si può proprio fare. Lei dice che non tu il comune dove ce l'hai adesso? In un rimessaggio? È vicino a Ikea, c'è il comune. Al rimessaggio? Al rimessaggio, sì. Poi lo devi andare a prendere da là e lo devi portare a Torre a Mare. E devo portare l'unico posto lì dove si può scendere, perché non c'è nessuno scivolo altre parti, perché anche nel disordine a Torre a Mare, diciamo così, chiamo il resto più grande perché la macchina non ce la fa tirare. Perché secondo me no, tu se vuoi andare a pescare te devi andare da solo da riva o ti devi far prestare una barchetta da qualcuno. Praticamente trasportare no, camminare. No, non puoi muoverti. Ecco che sei bravo. Ma tu dove abiti a Torre a Mare? No, in Giulio Petrone abito io. E allora come andare a Torre a Mare? Lascia stare, state a casa 2 o 3 giorni, dai, che i pesci aumentano di peso. Ma per 2 o 3 giorni, siccome si dice ci vuole un mese. E mo vediamo, mo vediamo un po', adesso non rischiare in questa fase. Va bene, sì, vediamo di capire meglio se come si può fare ad andare in mare. Non ce l'eravamo posto proprio ancora, il problema dei marinai e dei pescatori. Va bene. Che noi possiamo andare con la macchina sì o no? Anche in 2 persone. Adesso mi studio il caso, va bene? Tanto è buono. Un abbraccio. Ciao. 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 Ti abbiamo parlato con tutte le cose che stanno, abbiamo parlato di pesca. Ti abbraccio. Ciao. Arrivederci. Ciao. Grazie. Ciao.